Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Nicolas e oggi vi spiegherò come fare l'effetto green screen, cioè questo che state vedendo proprio dietro di me. Esatto, tramite questo green screen riuscite a modificare lo sfondo del vostro video. È veramente molto semplice ma molto d'impatto. Infatti questo effetto lo usano nei film. È veramente una figata sola perché è riuscito a farci tutto. Vi spiegherò come fare questo effetto e come montarlo poi al vostro computer. In questo caso useremo Final Cut Pro X sul Mac. La prima cosa da fare è avere un telo verde, o altrimenti potete dipingere un muro di casa, che secondo me è molto meglio perché in questo modo non ci saranno le brutte ombre che ho in questo video. Oltre al telo verde avete bisogno di luci, avete bisogno di ben due luci posizionate, una qui e una qui, e in questa maniera riuscirete a fare questo video senza ombre, in questo modo come sto facendo io. Purtroppo non sto usando due faretti perché purtroppo non ce li dovrò comprare, e in questo modo non ci saranno le ombre dietro di me. Dopodiché, dopo aver fatto tutto questo, passerete al programma di montaggio, dove potrete levare appunto lo sfondo verde in maniera molto egregia e molto semplice. Allora, questa è stata la spiegazione, molto semplice. Ora proviamo a fare l'effetto. Montaggio. Ora che cosa dovremmo fare? Dovremmo andare ad aprire il nostro file che dovrebbe essere ora l'SD, non me l'ha letta. Bene, andiamo a rimetterla. Ok, vediamo se me la legge. Leggimela per favore. Ok, andiamo sulla nostra cartella dove abbiamo il nostro file. Bene, il file è questo. Ecco. Ciao a tutti e benvenuti. E come vedete si vede molto bene perché la luce che abbiamo utilizzato è giusta. Bene, dopodiché andiamo a spostare il nostro file, in questo caso ce l'avremo qui direttamente su Final Cut. Andiamo a selezionare, in questo caso penso che siano due, quindi siamo tutti e due, da quel che mi ricordo. No, era uno, ok, importa, seleziona. Bene, e avremo qui... avremo il nostro video. Andiamo a scorrere su, spoiler per altri video, e andiamo a selezionare il nostro video, che vediamo dove sarà. Eccolo qui. Bene, il nostro video ora lo sta importando, ragazzi. Bene, e andiamo a strascinare qui. Per andare a cambiare lo sfondo è veramente molto semplice. Andiamo su effetti, qui sotto vedete, e clicchiamo Keyer. Andiamo su King, qui sotto, vedete? Faccio vedere King, ok. Andiamo a selezionare Keyer. Bene, ora andiamo a mettere qui. E voilà. Abbiamo rimosso lo sfondo, ma non del tutto. Cosa andiamo a fare? Clicchiamo qui. E abbiamo questa impostazione. Clicchiamo Sample Color. E andiamo a fare tipo un quadrato. In questo modo cancellerà. Ora abbiamo sbagliato, quindi andiamo un attimo a modificare qui il parametro. Bene, andiamo a cambiarlo. Eccolo qua, perfetto. Abbiamo cambiato veramente con successo il nostro sfondo. Vedete perfettamente, il video sarà senza sfondo. Bene, per andare a cambiare lo sfondo sarà veramente molto semplice. Per esempio andiamo su qui, per esempio abbiamo i generators, qui abbiamo tutti gli effetti come potete ben vedere, e andiamo a selezionare per esempio questo che è molto carino. Andiamo a metterlo sotto e abbiamo il nostro sfondo rosso, in questo caso con le tendine. È veramente molto bello, cioè a me piace molto questo effetto perché possiamo farci veramente di tutto. Possiamo addirittura andarlo a cambiare quando io vado per esempio a
a schioccare le dita, per esempio. Ora vediamo dove le schiocco. Eccole qui. Vediamo. Qui. Qui, perfetto. Ora andiamo a tagliare questa parte e andiamo magari a mettere un altro sfondo. Andiamo a metterci, per esempio, delle nuvole. Bene, ci siamo. Andiamo a mettere qui sotto. È fighissimo, come potete ben vedere, guardate qui. Ok, ora va a scatti il video perché non si sa perché, però fatto sta che è ok. Allora, cosa andiamo a fare adesso? Abbiamo il nostro video, andiamo a modificarlo un po'. Andiamo a cambiare questa impostazione, andiamo a renderlo un po' più migliore, un po' migliore. Perché come potete ben vedere l'effetto non è uscito proprio bene, andiamo a rimodificare questo in questo modo. Ok, perfetto, ora è perfetto, devo dire la verità. Vedete, cambiando delle impostazioni avremo migliore appunto qualità nel green screen, l'effetto green screen. Ora possiamo modificare questo parametro, magari possiamo renderlo un po' così, forse è meglio. Ok, distanza, quindi distanza dal bordo, secondo me è meglio così. Speed level, non so cosa voglio dire, forse è meglio. Poi andiamo comunque a modificarlo. E il mix, ok, vedete, dobbiamo lasciarlo a 1. Bene, questa è stata la spiegazione molto semplice. Poi ora continuerò a montare il video e vedrete il video su YouTube. Bene.